Grazie Serena per la linea e benvenuti nella cucina di Cuocadè. Oggi prepareremo le piadine. E prima di presentarvi gli ospiti di oggi, vi dico subito quali sono gli ingredienti. 125 g di farina, 60 g di acqua, 20 g di olio extravergine d'oliva, un quarto di cucchiaino di bicarbonato e 3 g di sale. Per farcire prosciutto e formaggio oppure qualsiasi ingrediente a vostro piacimento. Ecco qui le ospiti di oggi pronte a cucinare. Mamma Mara e Marika. Quanti anni hai? 8. E ditemi, e voi quando è che cucinate di solito insieme? Noi cuciniamo sempre la sera insieme, vero Marika? Bene, e cosa vi piace cucinare? La cheesecake. Oh, cavoli, oggi invece facciamo le piadine, vi piacciono? Sì. Oh, bene, dai. Allora, pronti? Ricetta? Via! Per prima cosa dovete pesare 125 g di farina. Ecco. Aggiungete 60 g di acqua che io ho già pesato. Eccola qua, è prontissima. Tutta Marika. 20 g di olio. Facciamo insieme. Ecco. Un quarto di cucchiaino di bicarbonato. Ecco, con queste dosi faremo circa 4 piadine. Ecco qui il cucchiaio magico di Cuocadè. Prego care. Togliamo questa. Vai. Iniziate pure a impastare con le mani. Si deve impastare. Più impastiamo, più diventa bello liscio. Ecco qui il nostro panetto che noi abbiamo già spezzato per fare la dose di piadina che noi adesso andremo a stendere. Quindi Marika, fatti aiutare dalla mamma e stendi questo in una bella sfoglia sottile. Vai! Ecco, l'impasto bisogna farlo riposare prima di stenderlo almeno 20 minuti. Ecco qui la piadina. Allora, per fare una forma, diciamo, anzi per fare la forma rotonda, ci aiutiamo con una ciotola oppure con un piatto. Vai, taglia pure i bordi. Ecco qui la nostra piadina, pronta per essere cotta su una pentola antiaderente a fuoco alto, 40 secondi per lato. Quando farà le bolle le schiacciamo. Ecco la piadina preparata dalle vostre mani. Allora, possiamo farcirla con prosciutto e formaggio, vai! Sì, dividetele con le mani. Ok, facciamo, no, mettine una sola, così, pieghiamo a metà, ecco qui la nostra piadina, pronta per essere assaggiata, ma prima salutiamo i nostri telespettatori e ringrazio Mara e Marika di essere state con noi. Salutiamo, volete salutare qualcuno? Sì, vero. I nonni. Un ciao ai nonni. Ciao. E mi raccomando,
Anche loro, se vogliono venire a cucinare con i loro nipotini, basta che scrivano a Sera il Pesto oppure che telefonino. Bene, vi salutiamo, alla prossima puntata! Ciao! Ciao.